Buongiorno, nuovo giorno, nuova opportunità, andiamo a affrontare oggi il Caffè Verde Power con mio mitico assistente Spunk. Spunk incredibile, Spunk puzzolente, Spunk pilloso, e no, è mio amatissimo cagnolino che non mi vede mai, così quando non gli pare vero che trova la mamma seduto sul divano calmamente, lui dice io approfitto, sto vicino alla mamma. Ma oggi volevo parlarvi dell'integratore Caffè Verde Power in questo caso. È power perché adesso c'è acido clorogenico standardizzato al 50%, questo vuol dire è tra le più, se non è la più alta concentrazione di principio attivo nel mercato. E andiamo a parlare del fatto di che cosa fa Caffè Verde Power per noi. Il Ministero della Salute permette di dire tonico sostegno del metabolismo. Allora, andiamo a capire insieme che vuol dire sostenere il metabolismo. Avete mai notato che ci sono più o meno 3 freni metabolici dal tenere età di più o meno 15 anni, 15-16 anni, a seguire a 30 anni e poi menopausa, andropausa, pausa intorno a 50 anni. Questi sono i 3 blocchi metabolici dove vedi proprio una frenata brusca del metabolismo. E ti spiego il perché questo succede. Questo succede in parte perché il nostro metabolismo è legato a una funzionalità precisa, ok? Più o meno 15-16 anni smettete di crescere in altezza, ok? La stragrande maggioranza della tua altezza più o meno è completata intorno a 15-16 anni e vedi che dalla mattina alla sera, boom, non puoi più mangiare come mangiavi a 12-13 anni, facci caso. Poi il secondo freno metabolico è intorno a 30 anni, ma perché questo? Perché intorno ai 25 anni noi smettiamo di crescere, basta, il scheletro finisce di crescere a 25 anni, un'altra cosa succede a 25 anni, cominciamo a rallentare la produzione endogena di collagene, proprio perché di che strutture è fatto le vostre ossa, di collagene e minerali come il calcio, ok? Così, che cosa succede a 50 anni? Per le donne diventa la fine della loro età fertile, allora serve meno energia perché ormai non devi più produrre bambini. Ok? Così il tuo fisico è perfettamente programmato perché lui dice perfetto, non ti serve più, andiamo al risparmio. Perché 50.000 anni fa il nostro DNA, ma anche molto di più di 50.000 anni fa, eravamo cacciatori e raccogliatori. Allora, che cosa succedeva? Non c'erano supermercati, ipermercati, mini mercati, bancarelle, street food, più ne hai più ne mette, non c'erano. Allora, in quell'epoca il fisico stava sempre a risparmio, ok? Perché magari cacciavi un alce, un cervo lunedì e poi non ricacciavi per 10 giorni, 7 giorni, 2 settimane, un mese. Allora, che cosa succedeva? Il tuo fisico entrava in uno stato chetonico, ti aumentava la fame per cercare altre prede, provava di trattenere i riserve di grasso perché è percepito come una batteria per il tuo corpo e rallentava il metabolismo, abbassava i consumi, ok? E questo ci succede, infatti una persona che ha la tenera età di 60 anni sa bene che non riesce più a mangiare come i suoi 30 anni e di certo non come i suoi 13 anni, come abbiamo detto prima. Allora, quando noi parliamo di un sostenitore del metabolismo, in pratica stiamo ringiovenendo il metabolismo o stiamo dando un messaggio al metabolismo e dire oh, non c'è bisogno di rallentare, non c'è bisogno di andare in modalità stand-by perché c'è ricchezza, perché il nostro corpo ragiona così, ricchezza e carenza. Quando c'è una carenza, una carestia, c'è una fame o qualche mancanza di cibo, il fisico abbassa il metabolismo, aumenta la fame per cercare altro cibo e trattiene i grassi, perché i grassi è energia, è la batteria, ok? Invece se noi diamo un senso di ricchezza, il metabolismo, il cervello più che altro si rilassa, il metabolismo viene sostenuto, rimane rombante, si abbassa il nostro fame perché comunque secondo il tuo cervello io se c'è tanto metabolismo non devo mangiare perché comunque vuol dire che c'è cibo in eccesso da qualche parte e cominci a vedere grandi perdite di chili anche a 70 anni, 77 anni.
italiani. Lo dico questo perché con HS24 presento Caffè Verde da quasi 4 anni, se non sbaglio, e in questi 4 anni tanti di voi mi avete chiamato, tanti di voi. C'è Barbara che ha perso 40 kg, c'è questo ragazzo Michele con Caffè Verde Garcinia Cambogia, in 4 mesi ha perso 14 kg, c'è Silvana alla tenera età di 77 anni ha perso 16 kg solo con Caffè Verde. Allora, che cosa stiamo notando? Di solito uno dice ma a 70 anni. Poi sto prendendo ancora il Caffè Verde, da quando le ho prepresi sono calata di 30 kg. Poi non sono più aumentata di un netto. Sai cosa vuol dire? Io ho perso 30 kg ma non sono più aumentata di un netto. Florina, quanti anni hai? 77. Perdere i chili è impossibile, non è più possibile se non faccio la dieta strampalata e vado a allenarmi 18 ore al giorno. E volevo appunto complimentarmi. Grazie. Con la signora Gill, perché io con il Caffè Verde che ho preso il primo, io sono dimagrita 16 kg, 77. Cioè non ci credevo, è stata una cosa fuori del normale. Ho iniziato così e poi piano piano invece sono dimagrita 16 kg. Grazie per quello che hai fatto per me, perché comunque il Caffè Verde ha funzionato alla grande. Perché noi stiamo agendo su metabolismo basale. Cioè, certo, c'è il movimento, è sempre importante, ragazzi. Il movimento in terza età è ancora più importante per mantenere sano e salvo i nostri muscoli, per diminuire l'incidenza di sarcopenia, vuol dire una perdita di forza, una perdita di mobilità. Cioè, non c'è niente di strafisico, voglio essere fisicato, voglio essere bello. No, stiamo parlando di funzionalità come essere umano, ok? E l'altra cosa, la cosa bella è che il metabolismo, che di solito era represso, soppresso, con questo Caffè Verde abbiamo notato che viene sostenuto, è un tonico per il vostro metabolismo, ti aiuta a dare tono a tutti i fornaci del corpo e ti aiuterà ad avere risultati ulteriori. Ovvio, devi mangiare bene, l'alimentazione è fondamentale. Le diete nutrigenomica, per esempio, parla proprio di questo, come nutrire i nostri geni attraverso una sana alimentazione, frutta, verdura, semi integrali, pesce, ma pesce controllato dove non ci sono troppi metalli pesanti, acqua volontà, tisane, andiamo a prendere qualche tisana ayurvedica, ok? Questo ovvio fa parte del gioco, ma c'è un punto dove tu arrivi, anche i sportivi, anche quelli che mangiano bio arrivano, dove non basta l'alimentazione e lo sport, perché il metabolismo basale, cioè proprio quello che sorregge tutto il gioco fisiologico, si sta rallentando. Ecco dove potrebbe entrare Caffè Verde Power per voi. Dà tanta energia, dà tanto tono, aiuta anche con stabilizzare la glicemia nel sangue. Abbiamo avuto persone che hanno avuto un po' di problemi con la glicemia che hanno detto guarda, il mio quadro glicemico è migliorato moltissimo grazie a Caffè Verde. Ma la cosa è questa, di provare, ok? Provare, sono 60 capsule, 60 giorni di assunzione, le prendi una capsula al mattino con la prima colazione e parti su questo sostegno per il vostro metabolismo a qualsiasi età, ok? Perché se hai già più di no, 15 anni non voglio dire che è necessario a 20 anni ricominciare a integrare. Antiossidanti sì, magari non un sostenitore metabolico, ma dopo 30 anni, diciamo così, dopo 30 anni provate e vedrete come ti aiuta di mantenere la tua linea con metà della fatica, perché poi alla fine se io riesco a darvi risultati veloci e indolori è più una garanzia che tu cambierai stile di vita, che diventerai uno sportivo, diventerai una salutista. Non è una parolaccia salutista, ragazzi, è una parola che ti porta energia, dormi meglio, sei più sorridente, c'è più voglia di vivere, c'è più voglia di fare l'amore, insomma un sacco di cose. Allora, con queste vi saluto. Caffè Verde Power, provate, potete trovarlo sul sito colsport.com, scritto qua sotto, ok? E l'altra cosa, non dimenticate di iscrivervi al mio canale e condividete questo video se ti è piaciuto, perché noi, o io, almeno io, vorrei aiutare tutti quanti a ritrovare la forma con metà della fatica, perché molte persone stanno là fuori pensando no, devo fare la dieta, oh cielo, non voglio fare la dieta, e l'altro no, il movimento, lo detesto, sono un pigro, non mi piace. Invece, ragazzi, vi posso dire, essere sportivo è una figata e provate per crederci, e questo è un modo per farti entrare in quell'ottica in metà del tempo, ok? Vi mando un bacio,
ci vediamo alla prossima. Ciao.